proprio, ecco, il protocollo smart working è il protagonista della nostra seconda tavola rotonda. Cercheremo di esaminarlo dal punto di vista legale, ma anche da quello aziendale, e lo faremo attraverso il contributo degli ospiti che appunto io invito qui a salire sul palco insieme a me. Si tratta di Vincenzo Di Marco, direttore risorse umane, qualità e sicurezza, Gruppo Pellegrini e vicepresidente IDP Lombardia, e l'avvocato Valentina Pepe, partner responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro, Pepe e Associati. Benvenuti e grazie per essere qui con noi, prego. Ecco, Valentina, io vorrei iniziare questa intervista doppia partendo proprio da lei. Ecco, se vuole spiegare al nostro pubblico esattamente quali sono i principi cardine del protocollo smart working che è entrato in vigore ormai dal 2021. Sì, microfono. Il protocollo del 7 dicembre del 2021, che è frutto di una negoziazione fra Ministero del Lavoro e parti sociali, nasce con lo scopo di fornire delle linee guida a lavoratori e datori di lavoro del mondo privato circa l'implementazione di contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale per il raggiungimento di accordi in tema di lavoro agile. Non si tratta quindi di disposizioni che vanno a modificare la legge sul lavoro agile. La legge sul lavoro agile resta l'81 del 2017. Questo protocollo però è interessante perché fornisce sicuramente degli spunti, degli elementi di arricchimento, di specificazione rispetto a quelle che sono le prospettive anche di implementazione del lavoro agile nel prossimo futuro, soprattutto nell'era post-pandemica. Tra gli elementi di maggiore interesse del protocollo, a mio avviso, possiamo ritrovare sicuramente il tema delle pari opportunità. Quindi il lavoro agile come strumento per garantire, per perseguire anche un migliore contemperamento dei carichi familiari, dei carichi genitoriali, e quindi promuovere anche l'occupazione femminile. Si tratta di un tema di attualità anche se consideriamo che il prossimo 12 maggio entrerà in vigore quella che è la legge 32 del 2022, il cosiddetto Family Act, che in attuazione di una importante direttiva europea del 2019 si prefigge fra gli obiettivi proprio quello di perseguire la parità di genere e in particolare la promozione dell'occupazione femminile e della equa distribuzione dei carichi genitoriali. Ecco che quindi anche l'equa partecipazione all'interno dell'azienda di uomini e donne ai progetti di smart working e di lavoro agile sarà sicuramente un tema di sempre crescente interesse da parte delle aziende. Altro elemento sicuramente interessante è quello della formazione dei lavoratori. La formazione, ovviamente al di là della formazione obbligatoria, sarà un tema di crescente interesse proprio in relazione alla spinta alla digitalizzazione. Pensiamo appunto anche a tutta la formazione per evitare gli abusi delle tecnologie digitali e per la responsabilizzazione del lavoratore. Formazione che è uno strumento importante anche per consentire occasioni di incontro, di scambio ed evitare quello che è il cosiddetto rischio di isolamento lavorativo. In ultimo, tra i focus del protocollo, a mio avviso, vi è anche una rinnovata spinta alla contrattazione, come dicevamo, collettiva. Come sappiamo, attualmente la legge 81 del 2017 non prevede una partecipazione obbligata dei sindacati al percorso di implementazione del lavoro agile, che è lasciato alla negoziazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore. Ecco che quindi leggere nel protocollo che la contrattazione collettiva viene individuata come fonte privilegiata per la strutturazione di accordi di smart working è un elemento che sicuramente dà il polso di quello che è il trend a cui potremo assistere nel prossimo futuro. Sicuramente il terreno del lavoro agile è un terreno importante, un'opportunità importante anche per le parti sindacali per aprire una nuova stagione di relazioni industriali all'interno dell'azienda. Questo condizionatamente al fatto che riesca ad uscire dal perimetro delle tradizionali vecchie logiche negoziali, cogliendo le necessità del cambiamento di un mondo del lavoro post-pandemico che è completamente rinnovato, insomma.
Certo, ecco, prima di passare alla prospettiva anche aziendale, volevo restare su questo tema, insomma, dello smart working in ambito legislativo, perché magari, ecco, non tutti i lavoratori sanno effettivamente, insomma, o comunque hanno ancora delle perplessità per quanto riguarda i diritti rispetto allo smart working. C'è ancora una sorta, insomma, di timore nel richiedere lo smart working, e soprattutto dall'altra parte invece di essere penalizzati se non si accetta lo smart working. Come funziona esattamente? Ma assolutamente lo smart working oggi resta un tema demandato alla negoziazione individuale, e il protocollo stesso valorizza la circostanza che la mancata accettazione di accordi di smart working non può in alcun modo essere elemento di discriminazione o che incide sulla prosecuzione del rapporto di lavoro. Quindi assolutamente sotto questo profilo c'è una chiara presa di posizione sulla importanza dell'attivazione dello strumento di smart working in una logica di volontarietà e di accordo col lavoratore. Chiarissimo, ecco, così anche, insomma, per il pubblico a casa che ancora magari ha dei dubbi dal punto di vista legislativo rispetto alle richieste che può fare. Vediamo appunto alla prospettiva aziendale, quanto lo smart working si è diffuso all'interno delle aziende e appunto, ecco, quanti sono i lavoratori che lo richiedono, sono sempre di più, oppure c'è una parte dei lavoratori che è ancora legata ai vecchi metodi, il vecchio modo di lavorare e preferisce restare all'interno dei locali dell'azienda? Ma guarda, i colleghi prima hanno dato uno spaccato sicuramente interessante che parte da una premessa fondamentale. Non c'è una risposta univoca, ma è una risposta che va individuata nelle diverse aziende, nei diversi settori e nella modalità con cui lo smart working è stato recepito proprio da, diceva Ilaria prima, credo, proprio dai board aziendali, che hanno una percezione o hanno avuto una percezione magari differente da quella che poi è stata la realtà dei fatti. Devo dire che nel corso di questi mesi, facevamo prima alcune riflessioni con l'avvocato Stucchi, chiunque si è improvvisato, diciamo, specialista o esperto, insomma, di smart working, ma questa è una deviazione tipica della nostra società, nel senso, negli ultimi 2 anni siamo passati dagli esperti in virologia, passando per esperti di PNRR, adesso stiamo diventando esperti di strategia militare, e quindi, diciamo, nessuno si è sottratto ad essere esperto di smart working, anche l'associazione degli avvocati divorzisti, che l'ha individuato come una delle cause di maggiore litigiosità diciamo fra le coppie, e in effetti, insomma, fare 5 su 5 di smart working in 70 metri quadrati con 2 bambini che non potevano andare a scuola per effetto, insomma, delle scuole chiuse per la pandemia non deve essere stata un'esperienza particolarmente felice. Questo cosa ci racconta? Ci racconta che stiamo parlando di un fenomeno che, fino a quando riusciremo a far rimanere nella dimensione organizzativa, vorrà dire che avremo colto l'opportunità di cambiare veramente il nostro mondo del lavoro. Se invece lo derubricheremo in qualche modo, non me ne voglia Valentina, a una semplice contrattazione o comunque uno scambio fra le parti, e anche le parti sociali ci metteranno del loro da questo punto di vista, allora probabilmente diventerà semplicemente un diritto, un dovere o un definire che cosa, quanto e come. Secondo me non dobbiamo perdere questa opportunità. Non volendo passare anch'io fra la schiera degli esperti che racconta che cosa si dovrebbe fare o come si dovrebbe implementare lo smart working, voglio mettere a vostra disposizione qualche dato che è emerso dal centro ricerche di IDP, che ha sviluppato, diciamo, un sondaggio importante proprio all'alba di quello che avrebbe dovuto essere la deadline del 30 di giugno, che sappiamo poi essere stata un po' portata in avanti, e che ha visto oltre 800 aziende rispondere a diverse, diciamo, domande in tema di smart. La prima e più importante è: continueremo dopo il 30 di giugno? Bene, oltre il 90% delle aziende ha detto sì, continueremo. Quindi questa è un'esperienza che in un modo o nell'altra è entrata nel sottopelle, diciamo, dell'azienda e della cultura organizzativa. Al momento, mi viene da dire. Di che aziende, di che settori stiamo parlando? Bene, il campione, diciamo, era più o meno così composto: circa il 25% dell'industria, diciamo, metalmeccanica, il 17-18% dei servizi, il 10% dell'ICT. E, diciamo, mano a mano, per percentuali decrescenti, l'energia, la logistica, i trasporti, eccetera eccetera. Quindi un panorama comunque, diciamo, variegato e abbastanza complesso. Di che
dimensione sono queste aziende, quindi siamo andati dai 100 ai 250 addetti, dai 250 ai 500, dai 500 ai 1000 e oltre i 1000 fino ad arrivare a 5000, coprono circa il 67% del campione, quindi anche in questo caso abbiamo la grande fetta delle aziende italiane che vengono rappresentate. Ricordiamoci sempre che in Italia è una repubblica fondata sulle piccole e medie imprese, per cui c'è anche questo fenomeno che è una grande linea di confine fra l'applicazione dello smart working in grandi aziende, come erano ben rappresentate prima sul palco, e magari nella maggior parte invece del nostro tessuto socio-economico che è rappresentato dalle piccole. Quindi questo sicuramente è un aspetto importante. Quanto smart working? Beh, dicevamo prima, la percezione probabilmente di quello che è stato fatto è anche maggiore di quello che nella realtà invece le persone desiderano fare, proprio perché c'è un po' questo anche effetto ritorno che fa in qualche modo ben sperare qualcuno che aveva insomma già difficoltà a gestire gli spazi, mentre nella realtà invece le persone, anche lasciate libere di decidere di fare un 5 su 5, non percorrono poi quella strada. In questo caso la moda statistica, diciamo, della survey ha indicato come 2 giorni a settimana come elemento che ha caratterizzato la maggior parte dell'azienda. Se sommiamo 1, 2, 3 giorni alla settimana arriviamo a circa il 70% di tutti i risultati aziendali. Una cosa interessante che penso valga la pena porre in evidenza è che il 30% di queste aziende ha dato 2 risposte importanti. Una, che saranno i manager a definire con i loro team le giornate, il numero delle giornate da utilizzare, e 2, che ci sarà una differenziazione, come forse accennavano prima i colleghi, anche a seconda di ruoli e chiaramente settori. Insomma. Quindi questo per darvi alcuni dati. Vi sono poi alcuni elementi statistici che devo dire mi hanno fatto un po' sorridere e li metto solo a disposizione per una vostra riflessione, che è il 75% delle aziende non avrebbe intenzione di mettere in campo sistemi di controllo, questo in una realtà come quella italiana mi fa davvero sorridere, e il 60%, questo invece è un dato positivo, il 60% delle aziende circa ha già pensato a in qualche modo ipotizzare o verificare con il lavoratore quelle che sono le condizioni di sicurezza del lavoro a domicilio, del lavoro diciamo in un luogo diverso da quello dell'ufficio, e questo mi sembra invece fortunatamente uno sguardo interessante, piuttosto che invece dare un computer, una linea connessione, una pacca sulla spalla per fare lo smart working. Ecco. Ecco, ho trovato particolarmente interessante lo spunto del quanto smart working, perché intorno allo smart working c'è sempre una narrazione estremamente positiva, direi favolistica, nel senso che bello avere l'opportunità di lavorare appunto da remoto, magari a bordo piscina o sulla spiaggia, ma non è così, non è sempre così, e anzi, come hai giustamente sottolineato, durante la pandemia abbiamo sperimentato, soprattutto chi ha una famiglia, chi ha dei figli, quanto sia difficile in realtà lavorare da remoto e all'interno della propria abitazione. Quindi insomma non è tutto rose e fiori lo smart working, ed è giusto anche avere delle percentuali in presenza proprio per quel diritto, diciamo, alla disconnessione, ma non alla disconnessione tecnologica, alla disconnessione fisica ed emotiva rispetto all'ambiente casa. Colgo lo spunto solo per una battuta: alzi la mano chi ha una piscina, nel senso che ben venga la possibilità di avere una piscina, di lavorare in luoghi ameni, ci sono post che favoleggiano ovviamente di trasferimenti a Tenerife piuttosto che in altre località, benissimo, in qualche caso è possibile e per carità di Dio va molto bene. Vi dico però un altro dato che è emerso dalla ricerca, cioè che oltre il 60% delle aziende non consentirà ai lavoratori di tornare nei luoghi invece tipicamente si era parlato del fenomeno del south working, e quindi diciamo in altre zone che magari non siano il proprio domicilio in Milano. Ecco, questo secondo me è un piccolo passo indietro rispetto alla concezione, diciamo, di lavoro veramente smart. Quindi gli accordi che stanno nascendo sono accordi che, insomma, smart sì, ma fino a un certo punto, ecco. Chiarissimo.
Valentina, io torno da lei per affrontare invece il problema della protezione dei dati, perché nel protocollo smart working è un punto centrale, visto che l'accordo appunto individuale tra il lavoratore e l'azienda prevede poi la comunicazione di tutta una serie di dati al Ministero del Lavoro, nati naturalmente sensibili. Ecco, come riusciamo a proteggere i lavoratori e le aziende? Sì, il tema della protezione dei dati e della riservatezza è uno dei temi forse fondamentali del protocollo del 7 dicembre del 2021. Questo perché, a ben vedere, la legge 81/17 non si è spesa nell'indicare quelli che sono gli adempimenti specifici del datore di lavoro in tema di protezione dati e di riservatezza. Il protocollo, da un lato, indica in primis quelle che sono le obbligazioni fondamentali del lavoratore, e quindi il lavoratore è tenuto a trattare i dati aziendali secondo le istruzioni fornite dal datore di lavoro e ad applicare tutte quelle misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati, dati che ovviamente sono esposti a maggiori rischi in un lavoro svolto all'esterno dell'azienda, magari ipotizziamo in spazi aperti al pubblico. Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro relativi all'ambito privacy e trattamento dei dati, possiamo sostanzialmente dividere le obbligazioni del datore di lavoro in due macro aree. Una prima parte di adempimenti vedono come destinatari diretti i lavoratori, gli smart worker. In questo contesto il datore di lavoro deve informare e fornire le istruzioni al lavoratore e indicargli quelle che sono le misure che deve adottare appunto per il trattamento dei dati. È incentivata tutta quell'attività di formazione, informazione e sensibilizzazione del lavoratore rispetto al trattamento dei dati e l'adozione di specifiche policy che abbiano come focus la gestione dei data breach, quindi della violazione della problematica privacy, e l'implementazione di tutti quegli strumenti idonei a garantire la sicurezza. Pensiamo all'implementazione di sistemi di autenticazione VPN, la crittografia, la protezione malware, i sistemi di backup. Ultimo, per quanto riguarda gli obblighi diretti nei confronti dei lavoratori, tre principali: l'obbligo di informare il lavoratore sulle modalità di trattamento, come diceva giustamente, dei dati personali del lavoratore che vengono trattati in modalità agile. E questo anche avendo riguardo a quella che la disciplina specifica posta dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, perché già l'ultima riforma del 2015 dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in termini di controlli a distanza tramite strumenti di controllo, come sappiamo strumenti di lavoro da cui può derivare il controllo, prevede tutta una serie specifica di informazioni e adempimenti privacy nei confronti del lavoratore per attuare appunto le misure di informazione privacy. Le ulteriori obbligazioni poste a carico del datore di lavoro indicate nel protocollo riguardano sicuramente l'adozione di tutte quelle misure tecniche e organizzative che consentono il trattamento dei dati conformemente alla disciplina del GDPR, l'eventuale aggiornamento del registro dei trattamenti dei dati trattati in modalità agile e ancora la valutazione eventuale di impatto dei trattamenti per verificare appunto la conformità ai principi fondamentali del sistema privacy, di privacy by default e privacy by design, con il principio fondamentale che è quello di minimizzazione del trattamento dei dati sensibili. Ora, non si tratta di disposizioni innovative, queste disposizioni non sono state introdotte nel protocollo. Già un'azienda che si approcciava ad un sistema di lavoro agile avrebbe dovuto, in base alla disciplina in essere, adottare e verificare tutte queste misure di compliance. Il pregio del protocollo è sicuramente quello di aver sintetizzato e riepilogato tutta questa serie di adempimenti. Da qui nasce sicuramente la considerazione dell'importanza, in vista della scadenza del lavoro agile semplificato, che le aziende si muovano per tempo per verificare la necessità di implementazione e di strutturazione di nuovi processi, e per questo è fondamentale il coinvolgimento delle varie funzioni aziendali.
in particolare l'ufficio IT per la predisposizione della dotazione tecnologica e delle policy, l'RSPP ovviamente per i profili di salute e sicurezza sul lavoro, il DPO e il Dipartimento HR, che ha un ruolo fondamentale soprattutto nell'ottica anche del coordinamento di tutte queste nuove funzioni e di tutti questi nuovi adempimenti. Ecco, in questo momento appunto il protocollo Smart Working prevede l'accordo individuale tra l'azienda e il lavoratore, un accordo che determina poi una volontà reciproca delle parti per attivare lo Smart Working, ma secondo lei si arriverà al momento in cui lo Smart Working diventerà un diritto per tutti i lavoratori, non solo per quelli fragili? Ma il trend è sicuramente quello di una maggiore normazione del lavoro agile. Quando nel 2017 è stata introdotta la legge sul lavoro agile, eravamo in un contesto lavorativo totalmente diverso. Andavamo ad introdurre un istituto che veniva visto comunque con grossa diffidenza e che in Italia aveva avuto uno sviluppo soprattutto nell'ambito di multinazionali che hanno sostanzialmente cercato di introdurre in Italia dei sistemi già rodati all'estero. In una cultura, in un ambiente aziendale, una cultura organizzativa del lavoro in Italia sostanzialmente molto diversa da quella straniera. Sicuramente la spinta data dalla pandemia ci porta a due considerazioni: che il lavoro agile del futuro non potrà essere quel home working a cui abbiamo assistito con tutte le problematiche già correttamente evidenziate, e che è un processo irreversibile, non si tornerà indietro. Già il protocollo ci dà il segno della spinta e dell'interesse verso la diffusione di questo nuovo strumento alla normazione, all'intervento sindacale. Già i nuovi disegni di legge, il disegno di legge sul lavoro agile, prevede già delle indicazioni su diritti, priorità, su fasce sempre più larghe di popolazione aziendale nell'accesso al lavoro agile. Quindi ad oggi non è ipotizzabile, non possiamo parlare di diritto, ma possiamo ipotizzare che un trend sempre di maggiore tutela e promozione del lavoro agile, se verrà percepito soprattutto come benefit, come misura di welfare, come misura idonea a conciliare la vita e il lavoro dei lavoratori, ecco, sicuramente il trend potrebbe andare in quella direzione. Ecco, il lavoro agile, lo smart working non è ancora un diritto, però molto spesso viene percepito come un privilegio che può magari anche creare una sorta di discriminazione tra i lavoratori a cui viene concesso e i lavoratori invece a cui non viene concesso. Com'è possibile, insomma, evitare questo tipo di discriminazioni? Questa è una domanda difficile, perché diciamo parte da un presupposto in cui diciamo ci siamo trovati negli ultimi due anni a dover in qualche modo gestire le organizzazioni in modo paritario per effetti esogeni che le hanno in qualche modo investite. Finita l'emergenza sanitaria, se è finita l'emergenza sanitaria, dovremmo invece pensare a una dimensione organizzativa che necessariamente deve differenziare questa novità, insomma questa possibilità, opportunità organizzativa da una questione che invece deve interessare tutti. Quindi è un obbligo da parte delle direzioni HR, da parte delle direzioni aziendali, quello di diversificare l'implementazione dello smart working a seconda di quelle che sono le necessità e le possibilità. Quello che dicevamo un po' prima è che viene declinato a seconda dei settori, ma all'interno dei settori, all'interno delle aziende viene declinato, può e deve essere declinato anche a seconda delle funzioni. Rispetto a quello che dicevamo prima, magari non diventerà un diritto, ma diventa sempre di più una necessità, perché credo che tutti i colleghi in questo momento, nell'ambito delle selezioni che stanno effettuando, vedono in questa richiesta dello smart working uno dei principali, se non il principale, la principale richiesta da parte dei lavoratori, che lo stanno sempre di più interpretando come un elemento differenziante per la loro qualità della vita, per il loro work-life balance. Quindi non solo in tema di retention interno, ma anche in tema di talent acquisition o comunque di selezione, le aziende devono in qualche modo orientarsi in questo senso, per cui probabilmente, per fare una citazione infausta di qualche anno fa, è l'Europa che ce lo chiede, in questo caso è il mercato che ce lo chiede, insomma, ecco. E quindi, ecco, secondo lei
Proprio il fatto, ecco, che un'azienda sia ancora inflessibile nel confronto, insomma, della concessione dello smart working è uno dei motivi che determina appunto questo grande turnover, questa grande rotazione, cioè, di cui abbiamo parlato. Le rispondo citando un esimio collega che è Pino, che è stato prima di me sul palco e diceva: dobbiamo essere molto vicini al business. Ecco, il business deve essere molto vicino a noi, ascoltandoci quando diciamo che questo diventerà un elemento assolutamente determinante per quella che è la professionalità attuale, la professionalità che ricerchiamo e l'ipotesi, diciamo, delle famose grandi dimissioni di cui si parlava, che nella realtà è un elemento, secondo me, anche da certi punti di vista giornalistico, ma che per talune professioni e per taluni ambiti rischia di diventare invece un elemento preponderante, proprio perché non si ascoltano le necessità dei lavoratori e quindi, insomma, si procede più per anteponendo quella che è la dimensione organizzativa invece alla dimensione empatica dell'ascolto che molte aziende invece stanno sviluppando proprio sulla scorta dell'esperienza che hanno vissuto in questi ultimi 2 anni. Insomma, come avevamo accennato prima, il fatto appunto di creare un'ottica lavoratore centrica in realtà produce poi dei benefici anche a livello aziendale in termini di produttività e di business, perché un lavoratore che è sempre di più, insomma, soddisfatto nelle sue esigenze e nei suoi bisogni sarà sempre più spinto a dare il meglio, a dare il massimo per l'azienda per cui lavora. Quindi, insomma, la flessibilità aziendale anche da parte del management poi si riflette positivamente sui conti di fine anno, possiamo dire così. Questo dovrebbe essere. Dovrebbe essere. Bene, allora io ringrazio moltissimo per il loro intervento l'avvocato Valentina Pepe e Vincenzo Di Marco, grazie per essere stati i nostri ospiti qui ad HR Forum. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Bene, allora siamo in conclusione della prima parte di questa nostra mattinata insieme. Ora c'è un piccolo coffee break che potete trovare nel foyer e poi tra un quarto d'ora noi ci ritroviamo qui per proseguire naturalmente la discussione insieme.